Ho lavorato con ragazzi di ogni età, aiutandoli a superare la timidezza a parlare in pubblico. In questo video ti spiegherò come faccio ad ottenere questi risultati. C'è una cosa che ci tengo a precisare. Una volta che avrai guardato questo video, la tua timidezza a parlare in pubblico non sarà scomparsa. Questo del tutto e subito è un'illusione, soprattutto per quello che riguarda la crescita personale. Se vuoi ottenere un cambiamento, devi avere la pazienza, la perseveranza, la costanza, la voglia di uscire dalla tua zona di comfort, quella zona in cui ti senti comodo, quelle abitudini che fanno, che regolano la tua vita. E uscita da questa zona di comfort dovrai farlo iniziando a sviluppare, ad allenare nuove abilità. Non lo fare! Aspetta, non lo fare, non spengere questo video. Lo so che non era questo che ti aspettavi. Tu volevi una pillola che ti permettesse di superare la tua timidezza al parlare in pubblico. Ma non lo fare, non spengere il video, non cambiare canale, perché adesso, adesso viene il bello. Devi sapere che per vincere la timidezza devi allenarti. È un po' come andare in palestra. Tu non puoi andare in palestra, pagare il biglietto, pagare l'abbonamento e aspettare che avvenga il miracolo. Non è possibile. Se tu vuoi modellare il tuo fisico, cosa devi fare? Devi pagare l'abbonamento e settimana dopo settimana fare i giusti esercizi, portarli avanti per un tempo e dopo un tempo, dopo un periodo, dopo pochi mesi, anche 3-4 mesi, potrai guardarti allo specchio e dire: ma questo sono io? Ciò che ho notato è che la timidezza a parlare in pubblico deriva da qualche insicurezza o qualche paura. Quindi, se vogliamo vincere la timidezza a parlare in pubblico, dobbiamo capire prima di tutto cosa la sta generando. Tu starai pensando: Ricca, ma a te ti sembra facile? Io non lo so cosa genera questa timidezza, non so quali sono le mie paure, le mie insicurezze. Ok, non ti preoccupare, perché in questi anni ho aiutato moltissime persone a sbloccarsi, moltissime persone a vincere la timidezza a parlare in pubblico. Devi sapere che se le persone mi vengono a trovare è perché si sono rese conto che la timidezza ha preso il sopravvento e sta gestendo la loro vita. E ciò che vogliono è riprendersi il potere, riprendersi la propria vita. La sfida più grande consiste nello sconfiggere questo stato emotivo. E parlando con molte persone che volevano superare questa timidezza a parlare in pubblico, mi sono reso conto che una grossa influenza la gioca quello che viviamo nel periodo dell'infanzia. La famiglia è il primo posto dove si forma il carattere di una persona. E tra le persone che mi hanno visitato, quello che ho notato è stato che se avevano famiglie piuttosto isolate, con pochi contatti sociali, con genitori timidi o avidi, avari di emozioni, questi ragazzi tendevano ad essere più introversi, avevano difficoltà a mantenere relazioni e con poca fiducia in se stessi. Al di fuori della famiglia ci sono poi gli ambienti e le amicizie, che hanno una grande influenza sul nostro carattere, soprattutto nel periodo dell'infanzia. E adesso sto pensando alle scuole materne, quindi alle professoresse, alle maestre e ai nostri compagni di scuola materna. In questo caso, in questo ambiente, con queste persone, per la prima volta un bambino cosa fa? Si mette a confronto, si rende conto di quello che ha e di quello che non ha. Le cause della timidezza a parlare in pubblico stanno rovinando la vita del 40, del 50% della popolazione italiana. Io direi che è una percentuale abbastanza elevata e di cui anche io in passato ho fatto parte. Quando sono arrivata a parlare in pubblico avevo già superato questa sfida, ma negli anni precedenti avevo lavorato molto per sconfiggere la timidezza e come vedi ci sono riuscito a trovare questa tecnica, questa strategia per sconfiggerla e arrivare a parlare in pubblico su molti palchi italiani. Non ti voglio lasciare un elenco con tutte le tecniche e tutte le strategie per superare la timidezza, ma voglio lasciarti un concetto che vorrei tu applicassi sia per la timidezza a parlare in pubblico, ma anche per la timidezza in ogni ambito della tua vita. C'è solo un modo per sconfiggere la timidezza a parlare in pubblico.
sfidarla. Una sfida lenta, costante, progressiva. Inizia con un piccolo passo. Pensa a qualche cosa che non vorresti fare, che ti mette a disagio, ma sai che con un piccolo sforzo potresti farla. E a questo punto falla una volta, falla due volte, falla tre volte, quattro volte, cinque, dieci, cento, mille volte, fino a quando non ti sentirai comodo. E quando ti sentirai comodo, allora a quel punto è arrivato il momento di alzare il tiro. La timidezza è uno stato mentale, è solamente uno stato mentale e tu puoi cambiarlo. Lo devi allenare, magari ti costerà un po' di sforzo, un po' di impegno, ma posso assicurarti che le cose cambieranno. Ti consiglio di guardare l'altro video, Vergogna di parlare in pubblico. Sono certo che lo troverai utile. Ci sono dei consigli che poi ti invito a mettere in pratica e che potranno aiutarti a superare questo tuo stato d'animo limitante per arrivare ad esprimere tutto il tuo potenziale. Adesso puoi visitare la mia pagina web www.agostiniricardo.com. Lì troverai molte informazioni utili relative al public speaking, quindi al parlare in pubblico, e sulla crescita personale. E poi troverai dei link ai miei social network su cui ti puoi iscrivere. In particolare mi sento di raccomandarti YouTube. Visita il mio YouTube dove troverai molti video utili relativi al public speaking e alla crescita personale. Adesso è arrivato il momento dei saluti. Noi ci vediamo nei prossimi video. Ciao!